notizie sul fronte del Mose sembrano rassicuranti, ma le cattive notizie per Venezia, soprattutto per il centro di Venezia, arrivano dalla demografia. Un altro disperato appello arriva dai componenti dell'associazione Venezia.com per salvare la città che tra pochissimo andrà sotto la soglia non solo psicologica dei 50.000 abitanti. 49.999 rappresenta il numero degli abitanti di Venezia fra pochi giorni, che sarà inferiore ai 50.000. Venezia.com fa outing rivelando che sono stati proprio i membri del gruppo ad affiggere tempo fa i volantini col numero 49.999 in varie parti della città. Un numero simbolico con cui si vuole esternare al mondo la preoccupazione per una città che si sta spopolando poco a poco e che arriverà presto sotto la soglia dei 50.000 abitanti. È un concept che abbiamo creato noi per ancora una volta portare all'attenzione pubblica il problema dello spopolamento di Venezia che avviene ormai da decenni e nessuno mai è stato in grado di porvi rimedio. Da anni, infatti, molti denunciano quello che sta accadendo, anche con manifestazioni epocali. Questa volta, a differenza delle altre volte, dove salutavamo lo sforamento di numeri importanti, come per esempio i 60.000, dove abbiamo fatto il funerale di Venezia, ben noto ai più, e poi con i 55.000, con Venexodus e quella importante manifestazione con i trolley, dove ci siamo diretti in comune. Questa volta abbiamo preferito non fare una grande manifestazione. Ma appellarsi a cittadinanza e associazioni civiche veneziane affinché si uniscano in questa manifestazione di protesta esponendo alla finestra il drappo con il 49.999. Chi non avrà modo e tempo di farsene uno, dicono da Venezia.com, potrà richiederlo tramite i canali social. È l'ultima speranza per far sentire la propria voce. Ormai questa città è in mano ad affaristi di ogni tipo, veneziani compresi, e nessuno se ne frega, tutti pensano a fare solo soldi e poi ognuno pensa a spenderseli da qualche altra parte. Cioè, Venezia è una prostituta ormai sfruttata da cani e porci. Parole durissime. Passiamo alla cronaca. Cerchiamo la verità. Siamo fiduciosi, forse.